cosa farà? Oggi torneremo a casa dopo la passeggiata con la bicicletta, nient'altro. Però almeno una passeggiata sarebbe concessa. Con la bicicletta certamente, era possibile, era fattibile, quindi una bella giornata, anche se c'è un po' di vento. Cosa ha cucinato di buono? L'agnello, è brutto a dirsi, l'agnello però in padella. Non sono una buona cuoca. Pasqua in zona rossa per il secondo anno consecutivo, a Pescara come altrove. Restrizioni identiche in tutto il paese fino a domani, lunedì di Pasquetta. In città le persone non rinunciano a una breve passeggiata in centro sul mare prima di pranzare in casa con pochi parenti, così come consentito dal decreto. Non mancano i controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine. Molti cittadini condividono la decisione del governo. Attenzione e prudenza sono fondamentali in questa fase, dicono. Ci dobbiamo adattare, purtroppo è così. Se non ci facciamo tutti i vaccini, insomma, non possiamo riuscire. Speriamo che ce lo possiamo fare tutti. Speriamo Quindi un ultimo sforzo. di sì. Io sono abbastanza fiducioso e penso che sia veramente. Siamo arrivati al capolinea anche della sopportazione, però il vaccino ci salverà sicuramente. Pensa che siano giuste queste nuove restrizioni durante queste festività? Per Sì, penso di sì, penso che siano giuste. il secondo anno consecutivo Pasqua è in zona rossa, ma non si rinuncia alla tradizione. Direi, almeno quest'anno ci hanno permesso di venire a prendere la roba. Infatti c'è uno spiraglio di luce rispetto all'anno scorso. Ma sinceramente l'anno scorso ero più ottimista di quest'anno, perché l'anno scorso credevo che sarebbe durato 3 mesi, non un anno. Sul mare almeno quello si può fare. Sì, da soli, tranquillità, con la mascherina, si può fare, sì. Pensa che siano giuste queste misure? Assolutamente, però devono anche vaccinare.